alla fine ha vinto lei, come era prevedibile. Ha vinto Akela Palle-Ferm, che correva con Montegiorgio domenica al 35esimo palio dei comuni. Driver il talentuoso Antonio Di Nardo, proprietari della cavalla, figlia dei Marajà, i fratelli Caruso, Francesco Paolo e Giuseppe, allenatore Gennaro Casillo. Con i colori montegiorgesi e una squadra imbattibile, Montegiorgio sul podio. C'era da aspettarsela. La sera prima i preparativi alla vittoria si erano svolti nella tradizionale cena della Giubba, il classico appuntamento che per la 35esima edizione si è svolto nella suggestiva sala eventi della terrazza Cubo, nella vicina frazione di Montegiorgio, Piane di Monteverde. Con oltre 200 commensali a tavola, gran cenone, consegna della Giubba e preparativi per il trionfo. Una serata importantissima, 35esima edizione del Palio, quindi manifestazione longeva, manifestazione simbolo di questo nostro territorio per quel che riguarda non soltanto le corse al trotto, ma anche l'aggregazione tra tanti comuni. E la cena di questa sera è una cena particolare perché ci permette non soltanto di ritrovarci, non soltanto gli appassionati dell'ippica, ma anche tanti cittadini che vengono per entrare proprio nel clima del Palio dei Comuni e per poter poi venire a fare il tifo all'ippodromo. Quindi direi una bellissima serata. Ci sono tantissime persone, il guidatore, quindi serata che parte sotto i migliori auspici. Il comitato Pro Palio di Montegiorgio ha fatto centro in una serie di negoziati serrati, assicurandosi l'ingaggio di Akela Palle-Ferm quest'anno per il Palio dei Comuni Lanfranco Mattei. Dopo intense trattative con i vari comuni concorrenti, la recente vincitrice del campionato europeo ha portato un tocco di classe e competizione nel fermano. È stato premiato l'impegno sul campo di Simone Carducci, del suo team, del Circolo Magnum, dell'associazione Piane MG, con il patrocinio dell'amministrazione comunale e il supporto di numerosi sponsor. Noi rappresentiamo Montegiorgio, che è, diciamo, il comune capoluogo per l'ippodromo, e cerchiamo sempre di rappresentare, sempre per il fermano, il comune di eccellenza. Perché rappresenta l'ippodromo, poi noi, essendo Montegiorgio, dobbiamo sempre fare una bella, cercare di fare una bella figura, e in questi anni la gente ha sempre risposto. Infatti anche stasera sono molto contento perché la gente di Montegiorgio ha risposto. Qui siamo arrivati a 200 persone e poi poteva anche essere di più. Abbiamo anche detto no a tanta gente, però siamo contenti perché la gente risponde sempre presente quando facciamo questi eventi. Noi siamo prima di tutto appassionati di ippica, siamo nati all'ippodromo, viviamo l'ippodromo 365 giorni all'anno e amiamo quell'ippodromo, amiamo questo sport e l'animale che è il cavallo. Naturalmente noi tutto l'anno ci sentiamo, naturalmente lavoriamo sempre con l'obiettivo del palio. Tutto l'anno seguiamo le corse di tutta Europa per trovare il cavallo giusto, tutto l'anno lavoriamo con gli sponsor per arrivare a questa serata che possa essere perfetta, perché questo per noi è il nostro primo obiettivo: dare partecipazione, dare visibilità al Palio dei Comuni, al nostro comune, ai nostri sponsor, e per noi questa già è vincere il Palio. Poi domani in pista ci dovrà pensare la cavalla col guidatore, e sarebbe solo la ciliegina sulla torta, solo. Sarebbe una gran ciliegina sulla torta, però noi già questa sera che tutto vada bene, sta andando bene, gli sponsor sono contenti, l'amministrazione è contenta e vediamo un grande risultato di persone. Abbiamo mandato via anche 30-40 persone, purtroppo, perché per limiti di spazio questa per noi è già una vittoria. L'adrenalina delle corse ippiche era al massimo, un classico. È un virus che contagia tutti. Emozioni da vivere tra sport e tradizione nell'entroterra marchigiano. Serata direi molto riuscita, ma come giustamente detto in apertura, bisogna ringraziare tante, tante realtà. Gli sponsor sono la prima, perché senza gli sponsor tutto questo non si potrebbe fare. Ma Montegiorgio è una delle feste più riuscite e più numerose. Stasera c'è stato il sold out già da 3 o 4 giorni, abbiamo dovuto rifiutare più di 30 adesioni. E tutto questo è possibile perché si mettono insieme tante piccole realtà che diventano grandi insieme. Quindi
devo elencare per dovere di cronaca, ad iniziare dall'amministrazione comunale, le associazioni, Circolo Magnum, ASD Piane, la Proloco di Monte Giorgio, e i volontari, e veramente tanti tanti aiuti, anche la lotteria sarà piena di premi, perché comunque chi ha contribuito, diciamo, anche in quella dimensione lo ha fatto per rendere comunque più interessante la lotteria. Ci sarà un bel premio, la lotteria, ci sarà un viaggio per due persone, e quindi questo stimola un po' anche l'interesse, e diciamo che è una bella serata, ma soprattutto Monte Giorgio si presenta sempre protagonista, lo deve fare perché è comune ospitante, lo farà con una cavalla che è, credo, la favorita o comunque tra i primi favoriti del palio. È stato un ingaggio sofferto perché c'erano tre o quattro comuni che erano in lizza per questa trattativa, l'abbiamo portata a casa e va bene così. L'importante è che, ecco, il palio Monte Giorgio lo ha già vinto, poi la corsa è un'altra storia e ce la giochiamo molto bene anche lì, ma la promozione del territorio è, credo che sia l'elemento più importante. Possiamo dire di averlo raggiunto perché siamo stati comunque sugli allori della cronaca da almeno da due settimane a questa parte. Bisogna far parlare di sé e Monte Giorgio ci è riuscito. Anche in questa occasione ci sarà comunque un'iniziativa benefica, a parte del ricavato della lotteria verrà devoluto in beneficenza, stabiliremo insieme all'amministrazione questa volta un interesse della comunità di Montegiorgese. L'altro anno purtroppo c'è stata quella disgrazia dell'alluvione, ci siamo schierati con tutto il cuore a favore degli alluvionati di Senigallia, stavolta tocca a Montegiorgio. Achela Pallferm è un nome familiare nell'ambiente dell'ippica. Detentrice del record della pista del San Paolo, ha dimostrato la sua superiorità anche vincendo il Gran Premio Valentinia. A cavalcare la mascherona baia per il palio Antonio Di Nardo. Mi dicono che lei è il numero uno come driver. Ma direi che dicono una bugia. Senti, la cavalla, veniamo al palio con molta fiducia, speriamo di far bene. Ecco, possiamo dire di questo connubio, di questo matrimonio con Monte Giorgio, come sta andando? Ma guarda, secondo me con Monte Giorgio ho vinto il mio primo palio, spero di ripeterci pure quest'anno, incrociamo le dita. Quando era stata la vittoria del prima volta? Nel 2019 con Cockstyle. Sei scaramantico? Ma direi non è vero, ma ci credo. Proprietari dello splendido animale i fratelli Caruso, Francesco Paolo e Giuseppe. Un impegno e una dedizione costanti, una scuderia di alto livello, un traino per lo sport equestre, una storia di successo la loro. Questa cavalla ci fa sognare, praticamente l'abbiamo acquistata 3 anni fa e da quando l'abbiamo comprata noi la cavalla ha incominciato a vincere di tutto e di più. E niente, questa è la terza edizione che fa del Palio dei Comuni e niente, sicuramente quest'anno, allora, la prima volta è arrivata seconda, battuta al palo, poi l'anno scorso è arrivata quarta, si è piazzata pure, quest'anno dopo il campionato europeo che ha vinto a Cesena penso, insomma, che sarà tra i favoriti e speriamo bene, speriamo che faccia una corsa buona. Noi abbiamo i cavalli sempre, abbiamo avuto sempre i cavalli per passione, per divertimento, guidiamo anche tutte e due, io in gentleman e lui in professionisti. Anche io ho vinto con Achela un gran premio in professionisti e quindi niente, siamo felici di avere questa grande cavalla, perché è una grandissima cavalla. Il duo Casillo-Di Nardo aveva già trionfato in un palio del 2019 con Cockstyle, sempre con il comune di Monte Giorgio, e quest'anno il loro ingresso in pista con l'attuale femmina più forte d'Italia li poneva fra i favoriti per la vittoria. Il risultato era prevedibile, per questo l'atmosfera alla cena della Giubba era elettrizzante,
Monte Giorgio è un paese molto vivo a 360 gradi, in ogni frazione cerchiamo di organizzare eventi e di essere attrattivi un po' per ogni nostra peculiarità. Poi ecco, questa sera la tradizionale consegna della giubba, si respira un'atmosfera magica, un'atmosfera veramente molto brillante e un'atmosfera che ci lascia ben sperare per domani, sicuramente per la batteria e per poi incrociamo le dita per la finale. Noi ovviamente dobbiamo... Essendo il comune ospitante dobbiamo mantenere un certo standard e un certo livello comunque sia di competizione grazie al comitato che durante tutto l'anno che precede il Palio dei Comuni si impegna e comunque sia con molti sforzi cercano e sono sempre si confrontano tra loro per poter trovare il cavallo migliore che ci possa rappresentare poi al Palio dei Comuni e quindi possiamo dire che quest'anno anche i bookmakers danno come favorito il nostro cavallo. Io sono abbastanza scaramantico, quindi ho anche un po' di titubanza nel dire queste cose, ma sicuramente non possiamo nascondere l'evidenza, è il cavallo più in forma in maniera oggettiva proprio. Anche quest'anno Montegiorgio ha centrato l'obiettivo, vittoria non solo all'ippodromo con Achela e Dinardo, vittoria per essere il motore, il cuore pulsante dei campanili in festa. Erano in gara 24 comuni delle province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Ancona, comuni dall'Umbria e dall'Abruzzo. E non si è trattato solo di sport, perché si è discusso di rilancio turistico ed economico, nella collaborazione tra enti sulle orme dei tornei i cavallereschi che raccontano il passato e parlano di futuro. Il Palio sarà una grande vetrina turistica per questo territorio, per il mio paese che è Montegiorgio, ma per l'intero Fermano. Sappiamo che fare rete è l'unica cosa vincente e la manifestazione del Palio dei Comuni è proprio un grande esempio del fare rete. Quindi noi domani saremo lì tutti insieme per far vedere quanto vale questo territorio, quanto è grande, quanto è bello e quanto sa fare squadra.